Ciao a tutti! Oggi farò un sapone veramente speciale per me, perché questo lo voglio omaggiare alla nostra bellissima Italia, sperando che si ritiri su velocemente da questa situazione piuttosto instabile. Allora, ho utilizzato dei prodotti del territorio, in modo particolare olio di oliva, alloro e le bacche di alloro, dell'olio di mandorle, della lanolina, del neroli, del latte e yogurt di capra e della palla di fico d'India. Questo perché? Perché volevo chiamarlo i sette allori d'Italia e sono degli ingredienti particolari che vengono utilizzati non solo in cucina, ma anche appunto per la saponificazione. Io perciò ho preparato un oleolito, vedete che bello scuro, olio di oliva e foglie di alloro. Qui invece ho l'olio di bacche di alloro, questo lo potete acquistare online o da qualche produttore locale. Poi ho fatto un burro con foglie di alloro e cocco, poi vi metterò comunque tutto nell'info box e la lanolina. Questo è tutto per partire, dopodiché verranno aggiunti anche gli altri ingredienti che vi ho nominato. Allora, prima di tutto, mi raccomando, mascherina, guanti e occhiali per la protezione, per la sicurezza appunto della nostra persona. Ora che non tocco soda, intanto metto a scaldare i grassi. Ho già acceso la mia crock pot e comincio con inserire l'olio di bacche di alloro. Come vedete, hanno una consistenza bella densa, perciò con il calore ora pian pianino fonderanno. Questo qui invece è il burro di alloro e questo aveva già iniziato, che qui a casa è già più caldo che non dove lo tenevo. Qui, inseriamo anche la lanolina, questa viene ricavata dalla pelliccia delle pecore. E l'oleolito sempre di foglie di alloro. È un sapone che è molto tempo che lo stavo progettando e ci tenevo in modo particolare a farlo proprio perché a volte guardiamo sempre i saponi che si fanno all'estero e abbiamo degli ingredienti veramente eccezionali qui in Italia e mi sembrava giusto, a parte il cocco che l'ho utilizzato per aumentare il potere schiumogeno in questo sapone, ma abbiamo delle cose talmente belle ed eccezionali e buone che mi sembrava giusto fare e dedicare un sapone proprio alla nostra bella Italia. Benissimo, allora finché questo si scioglie, io vado a preparare la soluzione caustica. Ecco, prepariamo la soluzione caustica. In questa caraffa ho messo il gel di palla di fico d'India congelato a cubetti, il latte di capra congelato a cubetti. Sul fondo c'è un po' di GLDA, un prodotto che aiuta a conservare il sapone. Se ne fate poco, non serve neanche quello metterlo. Io lo metto sempre per precauzione. Ho pesato la soda e vado ad aggiungerla un cucchiaio alla volta. Vedete, pian pianino, così, e inizio a mescolare piano. Aggiungiamo un altro cucchiaio, sempre poca alla volta per essere sicuri di scioglierla bene, che non si impacchi sul fondo e che non restino residui, altrimenti poi il calcolo soda vi viene sballato. Vedete, sta già sciogliendo. Qui aggiungiamone un altro po'. Nel frattempo i miei grassi si stanno sciogliendo. Ho puntato la crock pot alla massima potenza. Utilizzerò il mio metodo MAMT.
Poi magari vi lascio il link sull'info box per vedere questo metodo applicato anche su un sapone classico. Vedete come si sta sciogliendo, tipo bavetta, perché il gel di palla di fico d'India non è liquido ma è appunto gelatinoso. Una volta che si sarà sciolto, lo verso sulla crock pot e frullerò fino a portare a nastro, dopodiché inizierà la vera e propria cottura. Una cosa che non so se vi avevo già detto, come potete vedere, io utilizzo la soda caustica in perle, perché fa meno polvere e quando la si versa c'è meno rischio di respirarla. Poi invece comunque per quando la si scioglie è sempre bene avere una mascherina. Raccogliamo bene anche gli ultimi granelli che sono rimasti. E sciogliamo. Come vi dicevo, la formula completa ve la metterò sull'info box. Se per caso non volete utilizzare la lanolina, basterà togliere poi 2 grammi di soda, ma vi scriverò anche questo. Se non avete anche il gel di palla di fico d'India, potete anche usare tutto latte. Questa formula l'ho studiata io così perché volevo usare 7 ingredienti del territorio italiano e perciò l'ho formulata in questo modo in base anche alle loro caratteristiche, però si può tranquillamente modificare. Benissimo, aspettiamo che sciolga bene, ci vediamo più tardi. Siamo ora guanti e si versa la soluzione. Come vedete si è sciolto tutto. Raccogliamo anche dal cucchiaio tutto ciò che è rimasto attaccato e versiamo la soluzione caustica, i gel di palla di fico d'India e latte di capra. Raccogliete sempre bene tutto, in questo caso perché tende ad attaccarsi alle pareti perché proprio è vischioso. Allora non dobbiamo lasciarlo in caraffa. Ecco qua. E ora diamo una frullata finché non arriviamo a nastro. Dopodiché proseguiamo la cottura per un'altra mezz'ora a massima temperatura. Frullatina lo inserite inclinato in modo da non inglobare aria. E un'altra cosa che in questi giorni mi è stata chiesta, il gambo deve essere staccabile in modo che sia facilmente asportabile e lavabile. E anche per non farlo cadere, perché vedete, io quando voglio fermarmi faccio così, altrimenti se lo lasciassi in piedi così come lo vedete c'è il rischio che magari si capovolge e vi fa volare il sapone. Una volta inserito, frullate a intermittenza in modo da controllare il nastro. Questo per i saponi a freddo. In questo caso qua non c'è problema. Potete fare anche un nastro bello forte, bello consistente, tanto la cottura prolunga e diluisce, perciò non diluisce, ma ammorbidisce la pasta di sapone, problemi non ne crea. Perciò cominciamo.
Un'altra cosa, frullo al minimo della potenza per evitare schizzi, perché avendo fatto solo mezzo chilo di grassi è basso il volume che vedete, vedete non copre nemmeno la coppetta del frullatore e perciò rischio schizzi. Frullo piano. Non alzo mai il frullatore dall'impasto. Vedete, mi fermo e mescolo. Su questa formula il cocco è stato dato per dare una marcia in più come schiuma, come vi dicevo prima. Però già l'oleolito di bacche di alloro contribuisce alla schiuma. Perciò se non volete mettere il cocco e tenerlo proprio semplice, olio di oliva e bacche di alloro, va benissimo, verrà comunque un ottimo prodotto. Qui vedete che cambia anche colore e consistenza. Ha un profumo che è spettacolare. Le bacche di alloro danno veramente un aroma fantastico a questo sapone. Naturalmente è sempre questione di gusti, però per chi ama le cose naturali, l'odore delle erbe, questo è veramente buonissimo. L'alloro è uno dei pochi vegetali, come l'assenzio, che lasciano molto profumo sul sapone e nel tempo perdurano, non svaniscono. Vedete, sono un'emulsione, non c'è ancora il nastro e continuo a frullare. Si sta inspessendo. Potrei anche fermarmi qui, ma lo voglio più denso. Ci siamo. Da questo momento coperchio e lo si fa cuocere mezz'ora ad alta temperatura, massimo una o due volte. Aprite, mescolate e richiudete subito il coperchio per impedire che l'umidità esca. Più resta all'interno, più facilmente poi lo coleremo dentro lo stampo, che ora tra l'altro volevo farvi vedere. Ecco qui, scoliamo bene il mini primer, puliamo bene la coppetta, ecco fatto, sempre nella caraffina che teniamo a portata di mano. Coperchio e vi faccio vedere che stampo mi sono preparata. Ho preso un tubo di cartone e ho girato all'interno del plexiglass, quello che si trova nei Brico Center. Facendo così, ho piegato in quattro un pezzo di pellicola, l'ho messo sul fondo, so se si vede, ecco qua, e ho girato scotch tutto intorno per far sì che diventa tenuta stagna, cioè da qua il sapone non può uscire. Rischiaccio il cartone giù e questo è il mio stampo. Così, in questo modo, ho potuto scegliermi il diametro che volevo per il timbro che mi sono fatta fare da una cara amica saponaia. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui. Praticamente
Proprio in onore di questo sapone, i sette allori d'Italia, la A di alloro, essendo una cosa preziosa per me, ho messo anche la corona e le foglie di alloro. Questo è un timbro di Paola mio. Ecco qui. Partiamo con la cottura, ci vediamo più tardi. Eccomi qua, una mezz'ora è già passata. Abbiamo la nostra spatola, come potete vedere sale ai lati e sta cuocendo. Lo mescoliamo bene, io ho già abbassato la temperatura, adesso deve fare un'altra mezz'oretta di cottura. Il verde si sta intensificando, guardate che bello. Ecco qui. Una volta mescolato, spatola, tirate giù quello che si attacca sul bordo della pentola, altrimenti poi si secca e quando vi cadrà nell'impasto vi lascerà tutti i pezzettini chiari. Nel frattempo mi sono preparata fuori lo yogurt e il bicchierino per misurare l'olio di Neroli. Scusate, non mi veniva la parola, e tutto ciò che mi può servire. Il frullino non mi serve perché, come vedete, è bello fluido, però lo tengo sempre a portata di mano nel caso vedo che si asciuga un po' troppo e devo magari emulsionare di nuovo per inglobare meglio lo yogurt. Ma in questo caso vedo che sta filando tutto liscio, pertanto lo tengo là solo di riserva. Ci vediamo tra una mezz'ora. Ci siamo, l'altra mezz'ora è passata. Ora possiamo aggiungere lo yogurt, l'olio e la fragranza, che è un olio essenziale di Neroli. Mettiamo i guanti. Soda ha già reagito, ma proteggiamoci sempre. Ecco qua. Perfetto. Guardate che bel colore che ha preso. Allora, lui è profumatissimo. A dir la verità ero un po' indecisa se mettere questo olio, ma alla fine ho detto va bene, mettiamolo, però il profumo è talmente buono che veramente non servirebbe nulla. Io l'ho già mescolato con l'olio di mandorle, che adesso pian pianino, ecco qua, vado a versare. Lo avevo messo con la pellicola, questo contenitore, perché altrimenti la fragranza evaporava. Ecco qui, mescoliamo subito. E ora aggiungiamo lo yogurt che permetterà a questo sapone di avere quella fluidità sufficiente per essere versato, altrimenti vedete che è bello denso. E sarebbe difficile metterlo senza fare bolle. In ogni caso verrà un effetto rustico perché non è un sapone che si riesce a colare facilmente su formine, ma è preferibile utilizzare una forma unica e o usare il lattato o mettere appunto lo yogurt per dargli fluidità. Ecco qui, mettiamone un paio di cucchiai. Comunque il Neroli ci sta molto bene, ma proprio bene con le bacche di alloro. Qui. Allora, questo è uno yogurt denso tipo greco. E se voi utilizzate uno yogurt invece classico, vi viene ancora più fluido. A me piace questo, perché alla fine mi accorcia tanto i tempi di stagionatura, sia per il sapone con metodo a freddo, sia questo che è un sapone già utilizzabile da subito, però mantiene un effetto plastico più morbido con l'altro yogurt. Pertanto scelgo questo. Vedete, ora cade con punte lunghe, un po' come una crema densa, e in questo modo si riesce a metterlo nello stampo. Premete bene perché appunto questo è uno yogurt denso, che non restino pezzetti. E comunque bisogna fare velocemente perché altrimenti si asciuga troppo l'impasto.
Ecco, io non vedo più nulla, mi sembra ok. A questo punto, ecco qua, mi armo di cucchiaione, il mio stampo, e comincio a versare. Ogni volta che verso, batto un po', in modo che si impacca bene, come diciamo noi qua in Veneto, sul fondo dello stampo. Ecco qui. Ecco, e questo voglio provare a metterlo in una formina. Perciò intanto lasciamo così. Allora, io ho finito e praticamente adesso in qualche ora questo sapone si asciugherà e ecco qua, raddrizzato. E poi lo potrò già tagliare e timbrare. Come vi dicevo, è un sapone utilizzabile da subito perché la soda ha già reagito, però se gli date almeno quei 10-15 giorni per asciugare un po' è meglio. È un sapone schiumoso, buono, profumato. Io ve lo consiglio, provatelo e vi accorgerete appunto che è una cosa molto valida usare la Crock-Pot perché dà anche dei saponi diversi dal solito metodo che viene utilizzato a freddo. Sempre una questione di gusti, però provate. Ecco, allora io intanto vi lascio, ci vediamo poi per le foto con i saponi timbrati. Volevo dirvi se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale. In più in supporto a questo canale c'è il gruppo Facebook Creatività e Sapone. Vi aspetto là, vi metto il link sull'info box, iscrivetevi così vedete tutte le altre cose che fanno anche le altre bravissime saponaie che sono iscritte nel mio gruppo. Intanto ciao, vi saluto. Allora, ci vediamo per le foto. Ciao!